Angelo Corbo, agente della scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci. Oggi pomeriggio sarà al carcere di San Michele per visitare i collaboratori di giustizia. Questa sera invece è atteso a Novi Ligure alla biblioteca civica dove presenterà il suo libro e domani la serata, sarà replicata, al mattino per gli studenti novesi al Teatro Giacometti. Allora, qual è il valore della testimonianza e dell'educazione alla legalità per i giovani? Sicuramente questa è la parte fondamentale, è un qualcosa a cui credo fortemente. E se non si conosce la storia non si può cercare di risolvere le problematiche. E io parto sempre dal presupposto che la storia è maestra di vita, quindi se tu studi la storia e quindi se hai la possibilità di avere delle testimonianze attive, si può sperare che le generazioni future possano non ricadere nuovo negli stessi errori. Quindi per me è veramente importante riuscire a parlare soprattutto con i ragazzi, perché tanto noi adulti ormai siamo stati tutti quanti formati. E quindi la cosa fondamentale è parlare con i ragazzi per fargli capire come vivere nella legalità non è solamente avere delle mancanze nel portafoglio di quella carta di 50 euro, ma significa avere altri valori molto più importanti delle 50 euro in tasca. All'interno del suo libro che presenterà, parla della sua vicenda personale e cerca anche di riflettere su degli interrogativi che sono rimasti domande senza risposta, no? Un po'. Il libro che è stato pubblicato nel 2016, siamo già alla quinta edizione, non parla solamente della strage di Capaci, innanzitutto dico il titolo, è strage di Capaci, paradossi, omissioni e altre dimenticanze. Chiaramente la strage di Capaci è la parte fondamentale perché comunque è la parte fondamentale della mia vita, ma è un libro che percorre la vita di un ragazzo normale, del centro di Palermo, che è nato nel centro di Palermo, dove ha dovuto fare nella sua vita sempre delle scelte. Quei bivi che io parlo sempre quando parlo soprattutto con i ragazzi, i bivi di scelta che poi ti condizionano la vita. Quindi parlo dell'adolescenza, di quello che ho dovuto subire io in quel quartiere popolare di Palermo, del fenomeno del bullismo che io ho subito personalmente, finendo pure in ospedale per colpa di un bullo, e per poi arrivare a conoscere delle vittime innocenti di mafia, ammazzati, bambini ammazzati come grandi. Io parlo nel mio libro, parlo di Claudio Domino, che ho conosciuto personalmente, per poi arrivare alla parte centrale del libro stesso, che è la strage di Capaci. Quindi come questo ragazzo, Angelo, che decide di entrare in polizia, decide di accettare di far parte della scorta di un uomo a rischio, come era Giovanni Falcone, e che cosa ha significato quel 23 maggio 1992, quindi quello che ha visto, quello che ha sentito, quello che ha provato. Poi c'è la terza parte ed è l'abbandono dello Stato del sopravvissuto. Tutti quanti chiaramente conosciamo le vittime, tutti quanti conosciamo anche le vittime sopravvissute, ma nessuno sa che è quello che approva una vittima sopravvissuta. Allora in questo libro ho cercato di far capire che cosa significa essere un sopravvissuto. E soprattutto cosa significa subire l'onta dell'abbandono da parte di chi magari ti dovrebbe stare vicino. Ecco, quindi diciamo che è un libro che se chi lo legge, se si aspetta solamente di che si parli solamente di Capaci o di Falcone, allora non ha capito nulla del mio libro. È un libro che parla appunto della vita di un ragazzo semplice che accetta di diventare, tra virgolette, un sopravvissuto.